Sono molto contenta di avere questa occasione, questi due giorni come inizio di questa mia esperienza, avventura, impegno qui in Emilia Romagna, e quindi non poteva esserci un modo migliore per iniziare. In questi due giorni ho sentito ripercorrere tantissimi temi che ho affrontato in questi anni di lavoro e mi sembra che possano costituire un'agenda importante per l'IBC sicuramente, per i prossimi anni di lavoro, ma non solo per la pubblica amministrazione, anche per, diciamo, tutti gli operatori che si trovano in questo, coinvolti in questi processi. Mi permetto di fare tre rapidissime considerazioni perché gli stimoli sono stati veramente tantissime, moltissime cose, le ha dette il professor Balzani adesso e non le ripeto. Il compito, la sfida nostra come IBC, come ente regionale, ma in realtà anche del Ministero, diciamo di tutta la pubblica amministrazione, è quella di comprendere quali sono questi processi di patrimonializzazione e dargli casa. Dargli casa non significa solo dargli dei luoghi fisici dove possono avvenire gli incontri, ma significa abilitarli. Oggi è stato chiarissimo cosa significa abilitare questi processi di patrimonializzazione e anche di messa in valore attraverso strumenti per fare rete. La Regione in questo senso tiene in mano il cuore di queste reti del territorio, piattaforme di servizi e tecnologie che appunto abilitano. E l'obiettivo è quello di superare la soglia della sostenibilità, perché ogni progetto ha una soglia che stabilì, che diciamo mette il limite tra l'essere dimenticato il momento dopo che è stato fatto l'ultimo stato di avanzamento lavori e perdurare nel tempo. Noi dobbiamo impegnarci a portare avanti i progetti che superino quella soglia. Dobbiamo saper governare progetti, scenari complessi, fatti di dualità, di istanze che sono anche divergenti, materiale e immateriale, per esempio l'ha appena detto il professor Balzani, disciplinare, diciamo, scientifico, partecipativo, creativo, popolare, se ne parlava ieri nel Festival della Danza di Lione, è stato detto, libero e vincolato, accesso libero, protezione del diritto d'autore, per esempio, algoritmi versus creatività, ci hanno appena dimostrato che non è così, gli algoritmi ci aiutano a liberare tempo per fare altre cose, ma anche automatizzato rispetto a redazionale, che significa spostarsi dalla produzione di un prodotto alla produzione di un servizio. Tempo presente, tempo storico, se ne è parlato poco, però forse questo potrebbe essere un tema da affrontare. Noi viviamo sempre in un'eterna contemporaneità, invece per parlare di cultura abbiamo bisogno di una distanza storica. E quindi siamo in una fase di presentificazione, per inventare una parola nuova. Le competenze sono fondamentali, ecco, l'ha appena detto il professor Balzani, competenze che non significa solo produrre scienziati che sappiano trattare questi nuovi patrimoni che vengono, che si creano, che vengono alla luce, ma anche che siano dei mediatori, che sappiano quindi mediare la creatori di domanda. E siamo quindi in un momento di passaggio culturale, io sento tantissimo questa responsabilità di interpretare tutte queste spinte e di trovare sintesi tra queste istanze che possono anche essere divergenti. Nessuna centralità ci rassicura più, no? Come operatori del settore dei beni culturali, ma diciamo come uomini in generale, non siamo più al centro dello spazio in un sistema globalizzato, sia economico che sociale, non siamo assolutamente più al centro dell'evoluzione di tanti sistemi, non siamo nemmeno al centro dell'infosfera, perché gli oggetti si parlano da soli e noi non siamo nemmeno più al centro di questo sistema di informazioni. E quindi cosa abbiamo dalla nostra parte? La nostra intelligenza naturale, cioè che è quella di avere la capacità di dare significato e senso a quello che accade, che significa costruire quindi un substrato, che è un substrato di pensiero, che fa sì che una volta espresso questo pensiero e condiviso, le cose non sono più come prima, perché abbiamo, attraverso la nostra capacità di dare significato, di vedere quelle cose in un modo diverso, e quindi abbiamo la capacità di plasmare la realtà solamente
attraverso i continui cambiamenti di senso. E questa è, mi sembra, la sfida e tutto quello che è emerso da questi giorni, ed è anche la responsabilità che io mi sento adesso alla direzione di questo istituto magnifico. Grazie.